Adrian, quanto vi dispiace questa sconfitta? Quanto c'è di rabbia, di ingiustizia in questo 1-1? Ah, questo è il solito calcio italiano. Dispiace perché è incredibile. A volte non vedo i gol sulla linea e mi deve spiegare il guardalinea come ha fatto a vedere fra due pali e il portiere che la palla era fuori. È incredibile, però rimane l'ottima prestazione. Siamo qua a commentare un'altra partita rubata da parte degli avversari, perché oggi credo che il Catania abbia dimostrato che non è inferiore a nessuno, quantomeno alla Roma. Però la classifica adesso si fa un po' pericolosa, però dobbiamo continuare a lavorare perché questa è la strada buona. Però Adrian, giustamente tu hai detto questo, dobbiamo continuare a lavorare. Avete dimostrato che avete non fatto giocare una squadra come la Roma, cioè fra seggi stretti, verticalizzazioni continue, non ci hanno mai capito nulla. Deve essere questo il passepartout per farvi continuare a giocare e non demoralizzarvi. Queste sono scelte dell'allenatore. Io e i miei compagni ci alleniamo per metterlo in difficoltà. Dopo sarà il mister far mettere i giocatori in campo la migliore formazione. Io credo che oggi, se c'era una squadra da vincere al Catania, dispiace perché so quanto questa gente ci tiene, ma ci teniamo tantissimo anche noi. Vedere andare via la gente un po' delusa per questo pareggio ci fa rabbia, perché credo che oggi, ancora una volta nel calcio italiano, l'hanno combinata veramente grossa. Grazie.